Sono in diretta. Buonasera a tutti. Credo che stia iniziando adesso. Sì, sta iniziando adesso. Adesso sono in diretta. Non so, vediamo, questo non era stato annunciato. Vediamo quanto, in quanti siamo a parlare di SAD questa sera. Oppure no, non l'avevo annunciato oggi pomeriggio, sì, l'avevo annunciato, però non so quante persone parteciperanno a questa discussione. Se non viene nessuno, beh, io come dire, vi saluto qui e ci riproviamo un'altra volta eventualmente se volete. E comunque, bah, io comincio, magari poi qualcuno si aggrega. Sì, sembra di sì. E beh, niente. Allora, parlavamo di SAD. La settimana scorsa io ero stanchissima e quindi non ho potuto, a un certo punto ho dovuto interrompere la diretta perché non potevo andare avanti. L'idea è parlarvi di questo libro, SAD, la filosofia nel boudoir. La volta scorsa, provocatoriamente, io vi stavo un po' raccontando quella che è stata la mia storia con SAD. Io in realtà comincio lo studio proprio in l'ultimo anno del liceo, perché ho una insegnante di francese che è così innovativa in un certo senso da farcelo studiare. E non è un caso perché SAD è un grandissimo precursore dei suoi tempi e che darà luogo a una serie, tutto un filone letterario che arriva fino ai giorni nostri passando per tutto il romanticismo decadente. Se volete approfondire questo aspetto, io vi consiglio come sempre questo testo di Mario Praz, La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica, dove troverete quello che è stato poi nell'Ottocento, dalla metà Settecento, che è l'epoca di Sada, l'Ottocento, tutto quello che è poi il gusto, e anche la forma, le strutture, che, sono state create, ideate principalmente dal romanzo di Sade, e soprattutto in un capitolo, che si chiama, All'insegna del Divin Marchese. E dicevo. Poi vi ho raccontato una storia curiosa e ho fatto un'affermazione un po' provocatoria, e cioè che Sade non ha mai scritto per eccitarvi se non che per schifarvi. E effettivamente è, diciamo, lo vedremo meglio, però punta attraverso determinati meccanismi a far trapelare la sua filosofia scioccando quella che ha la mentalità borghese della sua epoca. Paradossalmente, quasi un contrappasso dantesco, poi diviene uno degli autori sottobanco più amati della borghesia del secolo successivo. Naturalmente non nell'opera complessa e difficile da leggere di Sade, ma in altri pamphlet che potete trovare. Io qui, siccome sono sempre stata una grande collezionista di queste cose, ho una serie di ristampe che trattano appunto, vedete, tutto questo genere di pratiche che vengono descritte da Sade, anche se molto alleggerite, però alcune tematiche come la fanciulla perseguitata, il castello e certi aspetti. E certi aspetti della letteratura sadiana,
anche in questa letteratura minore, nei pamphlet si portano avanti, diciamo così. Ora non parleremo stasera di Sadomagic. C'è un altro video introduttivo a un corso di Sadomagic che io faccio per l'arte della magia e della stregoneria, che potete trovare nel loro sito. Però c'è un'introduzione anche gratuita nel canale YouTube. Se andate scorrendo, troverete un'introduzione che ho fatto al corso per tutti l'anno scorso. E dicevo, non parleremo tanto di Sadomagic stasera, quanto di quella che è la mia opinione di Sad. Quello che io penso di questo libro, e non solo, questo libro, La filosofia nel boudoir, che sinceramente è l'opera più accessibile, però andiamo a vederlo meglio, nel dettaglio. Andiamo a parlare in concreto di De Sade, che vive un ennesimo paradosso, è uno degli scrittori più conosciuti e allo stesso tempo più misteriosi della storia della letteratura. Intanto vediamo se, finita questa premessa, chi c'è e se c'è da salutare qualcuno, oppure no. Ciao grazie per assistere a questa diretta. E niente, dicevo appunto che Sade è uno degli autori più conosciuti, però più misteriosi, perché i termini sadico e sadismo sono di uso comune e corrente, ma in generale non sono applicati tanto a esperienze di tipo sessuale, quanto ad atti meramente crudeli, di crudeltà. Il sadismo è una patologia all'interno del manuale anche dell'ultima edizione del manuale di psichiatria. Non è viene attribuito questo termine a queste circostanze, perché in realtà tra coloro che praticano il sadomasochismo, ho scoperto, le persone che hanno letto Sad sono molto poche. E quando parlano delle pratiche che magari possono essere ispirate a cose di origine appunto sadiana, preferisco definirlo così, le adattano ovviamente al loro gusto personale, come d'altra parte è giusto che sia, perché Sad in realtà, come vi ho detto, non ha mai scritto, nella mia modesta opinione, per eccitare qualcuno, come farebbe uno scrittore di letteratura erotica, ma per turbare gli animi dei suoi lettori borghesi. Ora, secondo me, la verità è che i romanzi di Sade in generale sono considerati noiosi o difficili da digerire proprio per questa ragione. E probabilmente la sua opera più conosciuta è Justine, ma ho preferito scegliere La filosofia del boudoir, il suo secondo romanzo, perché in un certo senso è un testo più accessibile al lettore, che non conosca l'opera di Sade e che voglia avvicinarsi al suo pensiero. La filosofia del boudoir, in un certo senso, è più accessibile, diciamo. Fu scritta nel 1795. Faccio questa premessa perché è molto importante conoscere il contesto nel quale nasce. È un periodo durante il quale, uno dei numerosi periodi che Sade trascorse in carcere durante la vita. Ora, credo che siano approssimativamente 37 anni della sua vita che passò in carcere. Ed è interessante notare che nella maggior parte dei casi è stato per motivi politici più che per scandali sessuali. Nascendo in questo contesto, questo romanzo naturalmente fu pubblicato in forma anonima, perché Sade si trovava in un carcere fuori da Parigi.
e la sua situazione non poteva permettere altro. E era il periodo del terrore e fu pubblicato come anonimo proprio per questa ragione. Era già pensate nella lista per andare a finire nella ghigliottina, e dalla sua cella, questo è molto inquietante, tutti i giorni osservava nel patio della carcere le esecuzioni dei vari prigionieri. Quindi era un po' come essere in quello che oggi consideriamo il braccio della morte. Ora, queste circostanze, come facilmente intuirete, sono state fondamentali per ispirare la filosofia del Marchese. Immaginatevi una situazione del genere, la rabbia che può generare. Ora, per questo io distingo, e secondo me è importante chiarire a chi sia interessato alla figura del Divin Marchese, che è bene distinguere tra sadico, che è diciamo così la patologia, e sadiano, che è un termine, così lo definisce Lacan. Ora, nella filosofia del Boudoir, diciamo che questa forse è l'opera che chiarisce definitivamente questo aspetto nel modo migliore. E si tratta di un romanzo scritto sotto forma di dialogo, come era molto comune all'epoca. Si utilizzava all'epoca questa tecnica comunemente, e si tratta dell'iniziazione sia filosofica che sessuale di Eugénie, una giovane di 15 anni, da parte di alcuni precettori morali e di una donna e due uomini rinchiusi in una casa. Ora, questo tema della reclusione in una casa, in un convento, in un monastero, in un luogo chiuso, avrà un grande futuro in questo genere di letteratura. Beh, nella letteratura che è nata a partire da Sade. È abituale, ora, per capire il meccanismo, è abituale nell'opera di Sade che le pratiche sessuali descritte e le disquisizioni filosofiche si intercalino, proprio per il meccanismo che vi ho spiegato in precedenza. Fissare, grazie allo shock in qualche modo dell'uomo del tempo di Sade, ma anche dell'uomo contemporaneo, la filosofia che porta avanti, Sade crea come un circolo vizioso in un certo senso, e tra disquisizioni filosofiche che si intercalano con pratiche sessuali all'interno di questo libro. E in questo modo crea le lega l'una all'altra come se fossero l'esplicazione pratica, proprio come in un rituale, in un certo senso, la dimostrazione della filosofia che porta avanti. Ora, è molto interessante una riflessione che nel 1966 faceva a questo riguardo Simone de Beauvoir, cioè si domandava: perché continuiamo a leggere Sade? È possibile soddisfare le nostre aspirazioni alla collettività senza negare la nostra individualità? O possiamo soltanto integrarci nella collettività mediante il sacrificio delle nostre individuali differenze? Questo è un problema che ci riguarda tutti, anche quando vi parlo, per esempio, del famoso essere insieme
nella differenza che riguarda le correnti della via sinistra del Global United Nightside, per esempio. Ma la collettività in generale, qualsiasi collettività, è possibile essere veramente se stessi? E fino a che punto inserirsi nella collettività porta a un sacrificio dell'individuo? E questo è. In SAD le differenze tra individui si esagerano fino ad arrivare allo scandalo. Infatti, però, allo stesso tempo, la grande quantità, l'immensità del suo lavoro letterario ci dimostra con quanta passione desiderasse essere, chissà, forse accettato dalla comunità umana. In lui quindi incontriamo nella forma più estrema questo conflitto che nessuno può eludere. È possibile essere veramente se stessi fino in fondo, integrandosi nella comunità? E questo non so se è una domanda che vi siete posti alle volte anche voi. Come mi sento, Alessandro? Beh, tiro avanti. Buonasera Stefano, buonasera Giancarlo e buonasera Nilufar. Ben arrivati, ben trovati a tutti voi. Siamo qui facendo due chiacchiere più o meno su SAD, che sicuramente il suo maggior attrattivo è quello che definivo all'inizio, questa sua rabbiosa, ovviamente rabbiosa per le circostanze in cui era costretto, la sua rabbiosa individualità, questa rivendicazione dell'egoismo come motore della civilizzazione, che Saad a un certo punto è colui che ha il coraggio di dire, come in una specie di fiaba, che perversa, no, in una specie di fiaba infantile grida che il re è nudo. Tratta di distruggere tutte le ipocrisie del suo tempo. Questo scrittore francese in un certo senso ipotizza, ricrea un modello di una società in cui la libertà individuale prevale sopra i precetti stabiliti dalle istituzioni e dalla collettività. E in un certo senso il tempo gli ha dato ragione, perché questa libertà individuale, poi come abbiamo visto e come hanno dimostrato leggi posteriori, si è consolidata attraverso l'importanza che tutt'oggi ha la decisione individuale rispetto alla collettività. Ora, in un momento in cui della storia in cui si lottava per la libertà, l'uguaglianza e la fraternità, il Divin Marchese, pur essendo condannato a morte dalla Rivoluzione Francese, è comunque parte di tutto questo, perché invita le donne e gli uomini a non lasciarsi convincere dalle teoriche supposte bontà della virtù, che secondo lui sono eredi di insegnamenti religiosi, appunto ipocriti e decadenti, decrepiti ormai, ma invita ad ascoltare la voce di quella che secondo lui è la natura. Incontra ciò che di più primitivo c'è in noi, e questo incontro non è necessariamente un incontro piacevole, no? Sono delle cose che possiamo trovare disgustose. E la sua come una forma di ribellione personale davanti all'imposizione del potere del tempo che visse, la ribellione di un evidente egoismo elevato alla massima potenza. È interessante infatti che, con grande ragione secondo me, in una certa circostanza scrisse che la ragione per cui fu condannato a morte e a anni di carcere
lo giustificasse allo stesso tempo. Ed era così mostruoso l'atto che stavano facendo nei suoi confronti, quanto lui stesso, cioè la sola. Soltanto che era coperto da una pura apparenza ideologica che veniva usata per legittimare la libertà, l'uguaglianza e la fraternità che veniva predicata tanto. Ma in realtà era una decisione, quella della sua condanna, applicata non tanto in base a questi principi, ma quanto, secondo lui, giustamente, da una. Questa libertà era costretta per essere applicata in modo oppressivo ai capricci della volontà di chi lo condannò e nel suo proprio interesse. E quindi giudicava che la fraternità che si predicava tanto in realtà fosse si facesse passare. Relegasse la virtù a un imperativo vuoto, come una legge universale. E in realtà è in questi concetti che si fonda il pensiero sadiano, in contrapposizione appunto a quello sadico, che è ben altro, abbiamo dal punto di vista, diciamo così, patologico. E è questo però di Sade. Questo concetto di sadico che, se vogliamo, purtroppo è rimasto insieme alla sua oscura leggenda che anch'essa contribuisce a renderlo così attrattivo. E vediamo se qualcuno ha detto qualcosa mentre io blatero, blatero e blatero e blatero. Ah, buonasera. Secondo me è realmente possibile essere se stessi? Sì, una mezza risposta la si trova in aspetta, in Pirandello. Allora, sì, è veramente possibile incontrare se stessi con un lavoro, ciò che realmente si è, con un lavoro di profonda introspezione e altri vari metodi. E quanto è difficile questo conciliare se stessi con la collettività è un lavoro arduo di ogni giorno, in un certo senso, perché non sempre le cose sono facilmente concepibili. Ora io penso che comunque nonostante l'egoismo intrinseco alla natura umana, che delinea molto bene Sade, l'essere umano è un animale sociale anche in parte. Molto spesso, chi più chi meno, diciamo, io non tanto. Che comunque è capace di stringere alleanze che per suo beneficio possono a un certo punto limitare non tanto ciò che è, perché ciò che è rimane, ma la manifestazione del suo essere, la manifestazione pratica. Questo è bene nell'ambito in cui comunque deve esistere un equilibrio tra, diciamo così, la nostra ombra, la nostra parte oscura e, diciamo così, che poi è una polarità, luce e ombra non sono due concetti così netti, e l'aspetto, diciamo così, più costruttivo e positivo. Però ora sto un po' andando fuori argomento. Io penso, se si può ricollegare Stirner nel suo concetto di autoegoismo, io penso che probabilmente Stirner avesse letto anche Sade,
Però Stirner è sicuramente più vicino al concetto di al concetto attuale di egoismo, per esempio, in alcune correnti della via sinistra. E per non divagare troppo, perché poi il tempo stringe, continuerei a parlare di questo libro, La filosofia del boudoir, dove c'è una forma di intendere la natura e le relazioni umane, appunto, che nell'attualità è abbastanza, come dire, sorprende. Come per esempio, c'è una profonda presa di posizione in Sade a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne, anche se dal suo punto di vista, va sottolineato, prettamente, diciamo così, in un certo senso legato a un modo di intendere la sessualità, molto maschile, se vogliamo, ma comunque c'è una seme di a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne nel sentito sessuale. È necessario saperlo leggere senza scandalizzarsi quando dice una cosa apparentemente così qualsiasi femminista mi taglierebbe la gola, però io trovo che nel 1750, 1800 una frase del genere sia abbastanza da sottolineare. Secondo Sade, il destino della donna è uguale a quello della lupa o quello della cagna, che deve darsi a tutti i colori coloro che la desiderano. E incatenare, secondo Sade, le donne all'assurdo legame di un solitario Imeneo, diceva proprio con queste parole, è come un oltraggio alla natura stessa, al destino che la natura avrebbe riservato per le donne. Ora, quello che è il destino che la natura o che le donne, meglio ancora, hanno deciso per le donne, sarebbe da discutere, e ci sarebbe da discutere molto su questo. Però nel suo contesto, nella sua epoca, va detto che questo può significare cosa che per l'epoca è sconvolgente, che la donna non è destinata ad essere solo sposa e madre, a non essere succube in qualche modo o sottomessa, ma a essere padrone di se stessa e a soddisfare i suoi gusti, i suoi piaceri, le sue necessità, allo stesso modo degli uomini in tutta la storia dell'umanità. Ora, questa realizzazione dei gusti e dei piaceri andrebbe vista se è poi esattamente la stessa o no, però nella frase "il tuo corpo appartiene a te e solo tu hai il diritto di goderne, di farne godere a chi tu voglia", che dice l'istruttore Dolman, che è uno degli istitutori di questa fanciulla, l'educanda Eugénie, è comunque qualcosa di estremamente innovativo. Ora, la stessa cosa, vediamo un attimo, io sto continuando a parlare. Buonasera Manuela, buonasera Laura. Diceva appunto è estremamente innovativo per la sua epoca, e lo stesso possiamo dire per le inclinazioni sessuali, che in questo libro del Marchese, forse più che in altri, si rispecchiano forse più che in altri, senza particolari esagerazioni. Ecco, appunto, il Marchese trova che il vincolare
la chiamata della propria natura a precetti religiosi e sociali imposti dal potere sia qualcosa di aberrante, come quando descrive che, per esempio, se la natura non avesse voluto, se veramente la natura avesse voluto che lo sperma fosse sparso soltanto per la creazione, avrebbe impedito che ciò accadesse in altre situazioni, come per esempio sono le eiaculazioni notturne o quelle che si hanno quando si sperimentano ricordi particolarmente piacevoli, no? Allo stesso modo, il Marchese è precursore dei suoi tempi perché intende che anche l'eterosessualità obbligatoria sia qualcosa di aberrante quando non è scelta, quando non fa parte della propria natura. E cioè sarebbe esattamente il contrario di quello che hanno detto, ovvero qualcosa di vizioso, frustrante, orrendo e quindi contrario ai principi della natura stessa. Questo appunto già nella sua epoca per Sade. E infatti questi sono i contenuti, diciamo, delle idee che si illustrano in questo testo, in scene erotiche che riempiono il libro dall'inizio alla fine. Ora, è interessante, sarebbe da analizzare la preferenza del Marchese per la sodomia. Questa pratica che coniuga in questo testo con ogni tipo di gioco sessuale a 3, a 4, a 5 persone in sofisticate posizioni che non dimenticano neanche una zona erogena del corpo. E in questo sicuramente l'immaginazione del Divin Marchese è potente e in un qualche modo sì, dà luogo a barocche raffigurazioni che effettivamente hanno anch'esse dato luogo a tutta una serie di illustrazioni che potete trovare appunto in questo libro che ora non lo potete trovare più, forse in seconda mano sicuramente sì, che è andato luogo in seguito a tutto un filone di illustrazioni, stampe, eccetera, incisioni, eccetera, eccetera, legate a questo genere nell'arco del 1800, inizio, prima metà del 1900. Diciamo che sono una sorta di illustrazioni per oranisti squisiti dal gusto particolare. Il vantaggio di questo testo è che, da un punto di vista strettamente erotico, un racconto come la filosofia del boudoir offre, rispetto ad altre opere più conosciute del Marchese, la condensazione del suo immaginario e dei suoi gusti sessuali anche, grazie a una forma dialogata del libro. E quindi è probabilmente anche questa la ragione della mia scelta di parlare della filosofia del boudoir come romanzo ideale per coloro che vogliono avvicinarsi all'opera, al pensiero di De Sade. Nonostante quello che si possa pensare, io credo che De Sade in realtà non fosse un sadico in senso medico, anche se non è possibile dirlo perché ha passato talmente tanto tempo della sua vita in carcere che non ha avuto neanche il modo di provarcelo. Sicuramente era un libertino della sua epoca, ossia più o meno quello che tutti siamo dal punto di vista sessuale in Occidente, e anche con estremi scabrosi. Attenzione, conviene dirlo questo, nelle opere di fiction, come è quella di De Sade, poi quella che è stata la sua vita e i suoi trascorsi sono una
sono una questione a parte, dividiamo l'opera artistico-letteraria dall'autore stesso. E, in realtà si tratta, adesso sono inserite nella cornice razionale di un progressivo benessere generale che ha fatto in modo, benessere da un certo punto di vista, di dare modo a molte persone di sperimentare quello che molto in passato era privilegio di pochi, diciamo. Vediamo un po' se qualcuno ha scritto qualcosa in tutto questo mio sproloquiare. Ah, Sera, ciao. Ah, un'altra cosa volevo dire. La Sadomagic, prima di chiudere questa diretta, breve, niente da dire, più del solito. La Sadomagic è uno strumento, così come la magia sessuale, non deve quindi essere necessariamente riferito alla via sinistra o alla via destra o quant'altro. Ho messo il titolo di fuori programma perché questo testo in realtà non è esattamente tra quelli che ho studiato per fare queste dirette che possano introdurvi alla via sinistra e al luciferianesimo, per esempio. Perché poi ci sono dei punti in comune, come sottolineava Alessandro, tra l'egoismo di Sad e l'autoegoismo di Stirner, però l'egoismo di Sad è qualcosa di più legato ci possono essere dei punti in comune, però sicuramente Stirner, per avere un'idea di quella che è più vicina a noi come concezione di egoismo legato alla via sinistra, è più attuale ed è più calzante in un certo modo. E, beh, io avrei finito la mia introduzione, vi consiglio, sono l'opera, insomma, l'opera magna di Sade, sono le 120 giornate. Come ben sapete, leggerlo è veramente un'impresa, è un libro pesante e che non è di facile comprensione e ovviamente è anche freddo in certi passaggi, volutamente freddo. Quindi se volete avvicinarvi a Savage, non lo conoscete, consiglio la filosofia del boudoir più che a qualsiasi altro testo. E se volete avvicinarvi alle 120 giornate Salò di Pasolini, mirabilmente riesce a trasformare la prosa del Marchese in poesia e sicuramente non vi lascerà indifferenti. E con questo vi saluto e vi ringrazio di questa breve chiacchierata che spero abbia soddisfatto la vostra curiosità. E grazie per stare con me questa sera e buona serata a tutti.